Ciao ragazzi, un altro video outfit, ci sto prendendo gusto. No, niente, devo scendere stasera, mi piaceva come mi sono preparata, come mi sono vestita. È una serata relativamente fresca per il periodo, perché siamo a fine luglio, oggi è 30, quindi fra 2 giorni sarà agosto, ma fa freschetto, quindi ho deciso di vestirmi in questo modo. A me piace molto come mi sono vestita oggi. Spero che piaccia anche a voi. Ora vi faccio vedere che cosa ho messo. Come nello scorso video, ho sistemato i capelli con 2 mollettine. Questo è un modo mio abbastanza tra virgolette una cucciatura che scelgo quasi sempre. Di solito cerco di lasciare le ciocchette, però oggi non erano molto sistemate queste ciocchette, quindi le ho buttate dietro tutte. A me piace molto perché li tengo sciolti, però sono raccolti, lungo un mezzo raccolto. È simpatico, è sfizioso, cerco sempre di abbinare il colore delle mollettine con quello che ho addosso, col colore predominante, e mi piace tanto. Poi, come accessorio, ho messo ovviamente la mia fedina e il mio cuore a metà, questi orecchini che sembrano piumosi, invece sono delle placchette in plastica morbida sul rosa, relativamente lunghi. Al collo ho messo questo quarzo rosa grezzo e al polso lo stesso orologio dello scorso video, accompagnato da un bracciolino di perle che è elastico. Su ho questa maglietta trasparente, perché trasparente ho dovuto mettere un reggiseno, avevo messo un reggiseno rosa però non ho lavorato e si vedeva che non mi piaceva, quindi ho dovuto mettere un reggiseno liscio perché sennò si vedeva e non è carino. È fatto a punta sia avanti che indietro, si vede? Spero di sì. E ogni tot ha una serie di perline. Aspettate un attimo, eccole qua, sono piccoli fili, cioè 3 fili per ognuno con delle perline rosa. E ha questo bel disegno di un sole, io lo interpreto sempre come sole. È uno scollo a V, le maniche sono trasparenti a 3/4, però di 2 diverse lunghezze. Una parte ha una punta che arriva quasi al polso, ecco qua, quasi al polso, e l'altra arrivano al gomito, quindi sono molto, molto particolari. Giù ho deciso di mettere dei pantaloni bianchi di cotone, oddio, molto tranquilli. Relativamente stretti, non troppo, non sono dei skinny, sono dei pantaloni di cotone bianco che fanno subito estate, anche se non è estate, che danno un bel contrasto con il rosa. Ai piedi ho deciso di indossare di nuovo queste scarpe che avevo anche qualche altro video fa, per il semplice motivo che sono rosa. Avrei sinceramente scelto un paio di scarpe basse, però rosa non ce li ho, è un acquisto che devo fare prima o poi. Non sono comodissime, però nel complesso ci stavano più che bene. Come borsa, per rimanere nello stile della maglia, decido di indossare questa tracolla lunga e ampia, molto etnica, molto sì, figlia dei fiori, o hippie, non lo so. La parte di sopra mi ricorda molto i figli dei fiori, con delle pietre dure, questa maglia, la borsa, sotto poi diventa un pochettino più contemporaneo. Comunque, credo di portarla così probabilmente, io lo preferisco perché arriva a un'altezza molto più comoda, perché se la metto, oddio, ecco qua, se la metto così è troppo lunga. Come make up, scusate, non ho praticamente niente tranne 5, 6, 7, 8 miliardi di passate di mascara e un burro cacao tendente che colora un pochettino le labbra, e questo della Yves Rocher al framboise e rossiccio. Ne ho approfittato e ho messo un altro po', però lascia veramente poco colore, però non avevo voglia di truccarmi, però il tenere le labbra completamente nude neanche mi andava, è stato un giusto compromesso. E questo è l'outfit, il look completo per questa sera.
spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto carino o comunque che vi abbia fatto passare qualche minuto in compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!